Allora, a me è piaciuto molto perché ci sono stati molti momenti di riflessione e sono stata molto colpita dall'unità che si è creata sin da subito con il gruppo, nonostante fossimo persone molto diverse da vari punti di vista, e ho scoperto una valli che mai avrei pensato in questo modo per la diversità dei luoghi, dalle spiagge e la parte più nascosta di risaie e foreste, che ho apprezzato particolarmente la foresta equatoriale, e ho apprezzato in particolar modo la vastità e ciò che Bali ci ha offerto, e ho scoperto una elasticità di queste persone che più volte al giorno offrono offerte ai templi che mai mi sarei aspettata. È stata un'esperienza davvero fantastica, sia per me stessa, per un cammino di riflessione, sia un cammino collettivo.
questo viaggio a Bali a volte è difficoltoso spiegare che cosa può aver rappresentato. È stato un viaggio avvolto nel mistero, sicuramente molto fascinoso, molto pieno di situazioni in cui uno può ritrovare se stesso in qualsiasi posto sia. Ci sono stati tanti colori, ci sono stati tanti odori, profumi, meraviglie, da riempire davvero il cuore. La gente è particolarmente socievole, dolce, sorridente, accogliente e ti fa davvero sentire a tuo agio in qualsiasi situazione. Direi che è stato fantastico. Allora, per me è stata la prima volta in questo che vado alla scoperta di questo stupendo mondo. È stata un'esperienza fantastica, proprio perché sono stata a contatto diretto con la natura, ho fatto delle esperienze inimmaginabili nella giungla, chiamiamola giungla, nella foresta equatoriale, a contatto proprio con animali, natura, acqua, cascate. Di tutto, è stato un mix completo. E per ultimo, snorkeling, e a guardare i coralli, alla ricerca delle tartarughe. Ok. È stata un'esperienza coinvolgente, profonda, che mi ha messo a contatto chiaramente con la natura, ma anche con la possibilità che io avevo col mio corpo di superare certe prove. E sono dei luoghi che non avevo mai visto, delle sensazioni importanti che rimarranno dentro di me. E organizzato molto bene, con delle persone molto competenti, molto sensibili alla natura. Io penso che ritornerò qui a Bali. Mi è piaciuto, io parto senza sapere bene dove, cosa andrò a vedere, per cui quello che ho incontrato è stato al di là di quanto pensassi. Mi è piaciuto il verde della foresta, la gente che sorrideva, diciamo anche questi cambiamenti di tempo, dai temporali al sole. Ecco, a me piace molto quando si presentano queste situazioni meteorologiche particolarmente hard e quindi mi sono divertita. Sì, è stato forse un pochino più difficile riuscire a capire le persone per un problema mio di lingua che non però si accoglie ugualmente una positività della vita. È stata un'esperienza bellissima, bello conoscere Walden Viaggi, che per me è stata una bellissima sorpresa. È bella la compagnia, una bellissima atmosfera, sia come gruppo che come vacanza in sé. Allora, questo viaggio a Bali era un viaggio di attesa, anche di conoscenza di un posto molto lontano e che non avrei pensato di poter fare così in un viaggio di gruppo.
invece è stata una piacevole scoperta, per me un ritorno anche in Asia dopo tantissimi anni. Ed è stato particolare perché è stato un trovarsi insieme, ancora la mia età non è tanto facile, con ben 15 persone in un'atmosfera immediatamente piacevole, simpatica, affettuosa, e con un'intesa ottima per seguire poi il programma che Alessandro aveva stabilito. È stato molto bello perché Alessandro è riuscito a portarci dentro una Bali comunque appartata, da scoprire, accattivante, bella dal punto di vista naturale, allontanandoci dalle vie più chiassose, e in qualche modo la sua guida è aleggiata, come dire, tra di noi e ci ha condotto per mano in maniera molto rilassante e anche aiutandoci a stimolare i nostri sensi, la nostra attenzione per quello che ci circondava. Quindi molto bello, da rifare sicuramente, e da viaggiare sempre con Alessandro.